Allora, noi andiamo fra poco, fra poche ore, domani alla conclusione della legislatura con questo piano del paesaggio che va in votazione, è stato un iter lungo, ma lei ha tenuto a portare in aula un atto che fosse in qualche modo già comprensivo anche di una condivisione del Ministero e quindi del Governo. Ma è un atto importantissimo perché è dal 1985 che le regioni sarebbero tenute a fare un piano del paesaggio, per ora lo ha fatto la Puglia, approvato solo però in giunta regionale, e adesso lo facciamo noi, approvato in Consiglio regionale. Il Consiglio regionale sa che il piano del paesaggio ha valore solo se è fatto d'intesa con il Ministero. E per questo io sono andato questi 4 giorni a Roma, mi sono tenuto in contatto con gli uffici del Ministero dei Beni Culturali, non per scrivere l'emendamento con loro, ma per avere da loro suggerimenti, consultare come è stabilito sulla base dell'intesa che si debba fare e fare un piano del paesaggio che poi riceve formalmente l'intesa del Ministero. Altrimenti rischia di capitarci quello che ci è già avvenuto nel novembre del 2010, quando una lettera del Ministero ha sostanzialmente bucato il piano elaborato nella legislatura precedente. Una volta ci è capitato, non può capitarci la seconda volta. Per questo abbiamo elaborato un maxi emendamento, così viene definito, che corregge molte parti del piano, secondo me è abbondantemente e ampiamente migliorativo.